Ragazzi, buongiorno e benvenuti in una nuova puntata del Let's Play slash Run Guidata slash oggi prendiamo un sacco di mazzate di Wukong. Iniziamo sempre nell'antro delle ragnatele, capitolo 4, Tempio Rupe dell'Oblio, dove abbiamo fatto la mano. Andiamo avanti. Ragazzi, oggi c'è un boss che è difficile e strano, nel senso che prendiamo il boss più difficile che abbiamo affrontato finora, moltiplichiamo la sua difficoltà per 10, e la difficoltà risultante sarà inferiore alla difficoltà del boss che affronteremo oggi. Non è difficile come boss più difficili dei Souls. L'unico problema, ragazzi, non ho trovato nessun barbatrucco. L'unica cosa, bisogna imparare il pattern di attacco e bisogna schivarlo. Comunque, passato il ponte della falena, giriamo a sinistra e prendiamo una pillolata II celeste, che ci mette in mano massimo, che pure serve. Ok, allora, in live l'abbiamo affrontato con blocca magie, spezza magie, una cosa del genere. Adesso proviamo a affrontarla con le magie. Un sacco di ragazzi mi hanno detto che utilizzando le scimmiette lo scontro diventa molto più facile. Il problema è che le dobbiamo potenziare. Vediamo un secondo. Comunque, arrivati qui, ragazzi, vedete questo ponte lungo lungo lungo. Poi vedete un'altra strada qua che si passa, che adesso vi faccio vedere giusto giusto un poco. Vedete che ci sta quell'insetto là? Ricordatevelo. E poi c'è questa strada per dietro, e apparentemente sono tre strade. Ragazzi, in realtà la strada è una sola. Bisogna andare per il ponte lungo 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 lungo. Letto, ho confermato questo sottoscritto. Poi faccio vedere ancora una cosa. Ci sono queste cose che quando passi fa rumore, così i nemici se ne accorgono che stiamo arrivando. Soprattutto il boss che dobbiamo fare se ne accorge, si fa due risate. Poi una cosa che non ho capito, ragazzi, non è qua. Questi mattoni si possono rompere, no? In tutti quanti i giochi si sarebbero potuti rompere, tranne in Wukong. Perfetto, andiamo avanti. Poi ce lo chiediamo agli sviluppatori. Questo, invece di andare in Giappone, dobbiamo andare in Cina però stavolta, per chiederci agli sviluppatori come mai. Ad ogni modo, bisogna fare un viaggio in Asia. Ci dobbiamo organizzare. Prendiamo questa cesta. Ragazzi, siamo dimenticati una cesta un paio di puntate fa. Dopo la andiamo a riprendere. Questa puntata poi prendiamo un discreto numero di potenziamenti. Andiamo avanti. Oh, qua ci sta un ponte, ragazzi, che secondo me si fa a passo illusorio. Guardate, si chiudono gli occhi, si passa da qua sopra, si accelera il più velocemente possibile e si passa. Perché sennò si cade giù. Non abbiamo preso manco le fiammelle apposta, perché sennò cadevamo giù. Allora, non mi fido. Non so quante volte sono morto su questo punto. Perfetto. Prendiamo la liquirizia. Quello là. Carichiamo. Lo diamo. Paralizziamo prima che vola. Ah, ho sbagliato. Però non dobbiamo essere parsimoniosi, perché ci sta un tempio poco più avanti. Bello. È morto? Oh, mi sono battuto per morire. Ce ne sta un altro qua, anche se non si vede, vedete, è nascosto. Andiamo. Ma perché non l'ha fatto? Ma ero quasi sicuro di averlo. Aspetta, vieni qua. Andate. Ancora no. Ok. Prendiamo il vino. Si chiama vino. No, questo è il rampicante fragrante di Luogia. Aspetta, ci curiamo. Ce ne stanno un altro. Questi qua, ragazzi, sono buoni da fare, perché droppano quei pezzi che si portano al Kanexu per i potenziamenti permanenti. Una cosa che volevo fare la parata, però non ci sono riuscito manco una volta. Ma là non ci vengo, bello.
carichiamo il colpo. No, no, no comment, no comment. Vieni qua. Certo che se combattiamo così contro il boss qua oggi la puntata non uscirà più. Ok, prendiamo questo. Andiamo avanti. Nucleo, non mi ricordo come si chiamava. Però siamo a quanti ce ne abbiamo? Perché contro il boss sono buoni quasi là. Inventario. Questi qua. Nucleo mentale. Mi ricordavo di Stellar Blade che si chiamava Nucleo Corporeo, se non mi sbaglio. Questo qua lo prendiamo. Questo lo diamo. Lo destoniamo pure, sì. What deed has all men not known how to be? What deed has mercy and no woe? Must the yellow one to the perfetto. In the air sweet. Questo dice sempre for what deed? Ma prendiamo questo lato di già, no? Ragazzi, là ci sta il soggetto. Come lo dobbiamo fare? Allora, no, dobbiamo riposare assolutamente. Io l'avevo fatto con spezza magia, proviamo a fare un po' di prove, sicuramente tagliamo, ragazzi. Perché non credo proprio che lo riesco a fare al primo tentativo. L'unica cosa, scusate un secondo. Vediamo se ci riusciamo ad andare un poco sotto. Peccato che la modalità foto arriva fino a qua. Comunque facciamo un attimo lo screenshot della puntata. Eccolo qua, poi vediamo se esce bene. Se non esce bene non lo facciamo. Cerchiamo di non morire. Cose importanti. Allora, secondo me il modo più semplice, non più semplice, non ho trovato i modi semplici per farlo. Come ho detto, forse non l'ho detto, un sacco di ragazzi mi hanno detto di utilizzare le scimmiette, però il problema delle scimmiette è che noi non ce le abbiamo potenziate, le scimmiette. Vediamo un secondo. Questa qua, ciò che si chiamano. Non ci abbiamo manco un potenziamento. E con questo potenziamento qua, vedete, quando le evocate usano pure paralisi, anello di fuoco e pelle di pietra. Possono usare, non è detto che lo usano. Ci abbiamo tre livelli. A questo punto io credo che per andare di massimo DPS, queste sono le nostre armature, questa è l'arma. Per avere più DPS possibile, probabilmente questi tre li mettiamo. Aspetta un secondo. Probabilità di colpo critico, leggermente l'attacco. Forse è meglio prendere tre di colpo critico, perché poi questa è difesa, questi i danni da colpo critico, che non ci teniamo un critico troppo basso. Questo è attacco, che non c'è male. Recupero del vigore e mana massimo. Mettiamo tre punti qua e andiamo avanti, così facciamo un po' di danno in più. Ok, comunque la prima parte dovrebbe essere abbastanza semplice, perché fa alcuni colpi. Nella seconda fase invece fa gli stessi colpi, però con la combo lunga tipo il triplo. For all his foresight, Yuan, the sign teller, could never have known that. I've hidden upon his garb as a pattern. Our sire gave his life to pave the way for the journey. And not a day passes that we do not yearn to avenge him. Yet every day, we find ourselves adrift, without a home to call our own. I'll kill you to unbind our destinies. Allora, rifacciamo. All'inizio non è tanto difficile, perché fa questa mossa, più una si gira e lo diamo. E la maggior parte delle combo che fa all'inizio, ragazzi, sono combo da 3.
Non si schivano, sono abbastanza semplici da schivare. A meno che non fate come a me. Ok, diamoci un colpo. Poi una cosa buona da fare a inizio è usare marea rossa subito, perché magari lo riusciamo, si riesce a ricaricare per la fine dello scontro, perché questo scontro è lungo, ragazzi. E anche se all'inizio può sembrare che abbiamo un sacco di fiaschette, le fiaschette finiscono subito alla fine. Non abbiamo neanche usato marea. Questo è un attacco impossibile. Che è difficilissimo da schivare. Paralizziamolo. Mi stiamo facendo zero di danno. Non abbiamo nemmeno usato testone. All'inizio conviene assolutamente usare perlomeno una volta testone e pure marea rossa, perché così si ricaricano per la fine dello scontro. Invece facendo così, come stiamo facendo noi, non usando nessuna delle due, non va bene. Abbiamo un sacco di DPS potenziale. Poi questa mossa qua è talmente veloce che non si riesce a prevedere. E questo continua, schiviamo in avanti e lo diamo. Paralizzare non è che serve a tantissimo, ragazzi, perché la paralisi dura veramente poco, cioè un poco riusciamo a fargli danno, però non è proprio il massimo. Poi ci abbiamo già, abbiamo consumato oltre metà delle fiaschette. No, non credo proprio che lo riusciamo a dare. Quando fa così, cerchiamo di schivare il primo colpo, poi facciamo passo illusorio. Cominciamo a caricare. Quando quello finisce, lo diamo. Se la copia muore prima di noi, siamo morti. Cosa che è veramente possibile, altamente probabile, anzi. Vediamo. Se uno spamma la difesa, ragazzi, passo illusorio, però non lo dobbiamo dare adesso, passo illusorio. Perché non credo che lo riusciamo. Ah, l'abbiamo preso, l'abbiamo preso. Usiamo pure il mantello, ragazzi. Così ci fa meno danno. Per un po' di tempo. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Paralizziamolo. Marea rossa. Quello pure dare una combo con marea rossa è difficile. Però una sola me ne basta. Vediamo un attimo. Ok. Facciamoci qualche altro colpo se ci usciamo. Se riuscissimo a fare un'altra combo sarebbe proprio perfetto. Oh, ci usciamo. Incredibile. Basta testonarlo adesso. Ragazzi, testone è assolutamente la mossa migliore che abbiamo. Incredibile testone. Ci ha consentito di battere Long Giallo. The Celestial Court. We dreaded the Jade Emperor's wrath and pleaded with Master Yuan to help us abscond from our waters. But he warned us we might hide for a time, but not forever. In the end,
Someone will come to claim our lives. He had more to say. Sires to sons, we are destined to die for the righteous cause. I trust him, yet I won't obey. May your path not once more be a mere thread in their grand design. Il tizio con il fiaschettone. All three of your brothers have been claimed. If not now, when will you reunite? Destiny repeats itself, always. Why not cast the die once more? Ragazzi, adesso prendiamo anche un po' di roba buona, tra cui, vabbè, tendine su sti animali, che non so, forse metto davanti al parabrezza, non lo so. L'acciaio di Kun, che è quello lì che serviva per fare l'arma mitologica, mi sembra che si chiamava. Nucleo mentale, perda di Long, mi sembra giusto. Basta. Carpa dorata, oggetto unico, questo qui è importantissimo. Questo ci serve. Poi, raccogli. Abbiamo aggiornato il ritratto, abbiamo preso la lancia, e questa qui è la magia. Difficoltà ottimale, questa c'è per prenderci proprio per i fondelli, diciamo. Tuono dorato, dono di folgore, danza letale nel crudele correre. Boh, questo è un antico proverbio cinese. Trasforma nel Nong giallo, ottenendo immunità, folgorazione e l'abilità di percepire il nemico. Ogni attacco infligge il male tuono. Questa è una nuova magia, ragazzi, una nuova trasformazione, che adesso andiamo subito a mettere, perché ho fatto pochissime prove, ma secondo me è più forte di Marea Rossa, che secondo me era la trasformazione più forte che avevamo, però non prendetemi proprio, dipende, è una cosa molto soggettiva naturalmente. Ok, però questo qua com'è? Difficoltà ottimale. Questo qui funziona in maniera tale che con X carichiamo i colpi e se lo riusciamo a parare, vedete, con combinazione molteplice indenne. Sferrare un attacco pesante durante una combinazione di attacco leggero innesca la combinazione molteplice. Se il nemico colpisce durante questa è come percepire praticamente. Potrai percepirne il movimento e contrattaccare ottenendo un punto concentrazione. E poi con almeno un punto concentrazione possiamo utilizzare trilogia di morte. E questo qui fa un sacco di danno. Fino a 3 volte, dipende dai punti di concentrazione, credo. Comunque, utilizziamo questa qua e ci siamo riposati? Sicuramente non ci siamo riposati. Vediamo se possiamo fare qualche cosa nuova adesso. No, non possiamo creare niente. Ragazzi, questo bastone dal fosso spinoso ci dà solamente 80 attacco. Noi già ce l'abbiamo, abbiamo 5% di probabilità di colpo critico e non c'ha manco continuazioni. Questo qua invece tiene 2 continuazioni. Ci manca sempre un acciaio di Kun, questo c'ha 108 di attacco, però la posa non è la posa nostra, e questo qua ancora lo dobbiamo sbloccare. Questo lo possiamo fare, ragazzi, vero? Bastone del saggio ratto. Tieni il premuto per creare, però non lo equipaggiamo. No. Se vediamo questo qua, quando si sblocca che cosa succede? Ok. E anche questo l'abbiamo fatto, facciamo riposa. Vediamo se nel negozio possiamo acquistare qualche cosa di nuovo. 2 nuclei mentali, 4 nuclei mentali, perfetto. 2 sottili fili dorati, questo non serve. E 1 nucleo d'albero d'oro, queste qua sono le cose, sono molto importanti per la creazione dei materiali. Non credo che possiamo andare dal fabbro per potenziare ancora di più la nostra armatura. Riposiamoci e andiamo avanti. Pure perché ci sono ancora un sacco di cose da fare. Perfetto. Adesso, questo qua non è il nemico, vero? Perfetto. Andiamo per qua sopra. Adesso. quello là dobbiamo fare, perché no, credo che non l'abbiamo fatto. Però dopo aver affrontato Long giallo, questo qui dovrebbe essere assolutamente una passeggiata. In realtà dopo ci sarà lo scorpione. Thank you.
Vieni qua. Sei morto, bello, anche se non lo sai. A meno che non sbagliamo il colpo. Una cosa che avremmo potuto fare... Ah, quello là è tosto, ragazzi. Questo qua... Possiamo provare la nostra super trasformazione. Fatemi prendere un attimo questo qua. Allora, facciamo così. Carichiamo. Due. Tre. Lo diamo. Sicuramente lo testoniamo. Poi ci mantelliamo. Questo mantellare non era... Non potevamo anche non farlo. Facciamo così. Poi vaporizziamo. Volevo usare la trasformazione. Uscito da un nucleo mentale. Perfetto. Allora ragazzi, adesso in tutto questo mondo strano qui, che sembra veramente gigantesco, prendiamo questi cosi di loto qua. Uno e due, ci sta un po' di roba. Allora, vediamo un attimo se ci riusciamo. Tenendosi a destra. Il problema è quello, dobbiamo andare a fare quello, ragazzi, quello là non ci dà pace. Ok. Però così è un po' più difficile da spiegare tutto il giro. Andiamo a fare questo giro qua. Dobbiamo fare per forza due volte. Ma stiamo correndo. La cesta, ora andiamo a prendere, andiamo a fare un attimo a questo, se no questo non piglia pace. Credo che non cade giù, perché siamo morti, insomma. Okay. Ma hai fatto... Oh, devo fare tutto il giro per colpa tua. Ragazzi, siamo esattamente dove stavamo prima, curiamoci. Allora, qui c'è uno spirito, è importante, lo dobbiamo prendere sempre per il fatto dello spirito e per il platino. Non si vede una mazza, però il problema è... Vedete quei soggetti là? No, questo qua è un soggetto che lo dobbiamo dare. Questa è una trappola, ragazzi. Perché se andiamo più avanti, ci sono quei cosi che ci mettono i bachi da seta. E se ci acchiappano, stanno a tre, ci fanno neri neri, perché là c'è pure lo spirito. Di contro, però... Stavo pensando a una cosa brutta. facciamolo, va. Andiamo a occuparsi con l'illusorio. Che non ci vedono, non ci vedono. Facciamo velocemente a questo. Facciamo velocemente a questo. Poi andiamo a questo. Paralizziamo. Questo qua è uno di questi nemici fessi. È pure lo spirito, è fesso. E muore. Decisamente muore. Ok. Curiamoci. Curiamoci. Prendiamo questo. Ah, queste sono zecche. Queste non avevo capito, lo sapete. Zecca burattino, vediamo, eccola qua. Riduce significativamente il costo di mana della ciocca della moltitudine. Oh, e questo potrebbe essere pure buono, ragazzi. Ah, aspettate, aspettate, vi devo farvi vedere una cosa. Il nuovo oggetto che abbiamo trovato. Questo qui, carpa dorata, aumenta discretamente la probabilità di ottenere materiali quando sconfiggi i nemici. Questo qua è buono per andare a prendere la roba che dobbiamo farmare. Solo che mo qua è scuro e non vedo niente. Ci sta ancora un cavallo. Abbiamo fatto long, questo cavallo ci dà fastidio. Abbiamo fatto lo spirito, abbiamo fatto tutti i nemici più difficili del mondo. Questo cavallo ci dà fastidio. Un altro cavallo ci faceva. Ok. Purtroppo, ragazzi, qua è proprio scuro, non si capisce una mazza. Comunque, se vi tenete a destra nella montagna, qua, se tenete la montagna sulla vostra destra, questa è. Ok. Però queste qui sono belle, queste brutte. Pure dell'illuminazione, sembra quasi naturale. L'unica cosa che ho un po' paura è che tutti quanti i giochi futuri incominceranno a usare questa tecnologia e quindi tutti quanti i giochi futuri poi saranno quasi tale quali. Allora, qua non dobbiamo andare. Questo è un altro cavallo. Prima che abbiamo messo pure il lock, perché si era un attimo animato. Questo qua, ragazzi, se vi ricordate, è quel passaggio in cui scendevamo dal tempio e poi andavamo di sotto, che ci stava quel soggetto là che ci perdevamo sempre, e di fronte c'era lo scorpione. Abbiamo fatto... questo è un altro giro che si fa. Perfetto.
Allora, la cesta qua sopra l'abbiamo presa, credo. Spero di sì. Sono ragionevolmente certo, quando abbiamo fatto l'arciere siamo venuti a prendere. Non l'abbiamo presa la cesta. Sembra così, ragazzi. Sembra così. E questo è l'ingoglionimento che è galoppante, purtroppo. Ah, no, pure detto, non ho fatto la cesta, però. Passiamo, abbiamo detto che dovevamo fare prima l'arciere. Questo è pure importante, perché non è tanto importante. Però la dobbiamo prendere. È importante, ci danno 2 del vuoto, vedi? Ricordavo che era importante. Più sangue del toro di ferro, che pure è buono per potenziare gli spiriti. In più c'è il terzo tempio viola. Allora ragazzi, mo ci dobbiamo ricordare quello che abbiamo detto all'inizio della puntata, perché da qua mo dobbiamo scendere. Scendiamo, prendiamo la fiammella. Non mi ricordo se continuiamo a scendere di qua. Se continuiamo a scendere di qua, se continuiamo a scendere di qua. Ok. Apparentemente questo posto potrebbe sembrare un posto nuovo, però in realtà, se vi ricordate, questo è il ponte lungo 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 lungo. Da qua dietro siamo scesi per andare sempre al ponte lungo lungo lungo, e possiamo andare di qua. Vedete, ve l'avevo detto che ci stavamo su una strada, e vi avevo fatto vedere pure l'arciere all'inizio della puntata, se non mi sbaglio. Credo che, spero di sì. Tra l'altro ci potevamo riposare pure al tempio qua sotto, se volevamo, però credo che non ce n'è bisogno, non ce n'è bisogno. Adesso scendiamo giù, proviamo la strada. Proviamo la strada, che però è chiusa. Tra l'altro, se non mi sbaglio, non esce un ragno. Ok ragazzi, qua esce un'animazione che è incredibile. Vediamo. C'è pure il tappeto. Dicono che grande giorno. Shut it. Stupid thing. Faster. Questi erano tutti quanti i ragni. So excited about the wedding. Been dreaming about yours. Brat. Dead. Come here. Stop it. I take it back. Hey, look, the groom is here. Apologies for keeping you waiting, sisters. Wow, is he really the one Mother's been expecting? I thought he would look better. He's not much to look at. But as long as Mother is happy. Not much of a looker. But quite a fighter, though. Had to use Mother's ancestral vessel to take him down. Still aching. Aren't you diligent? Such a rare catch. Why not let us sisters have it first? Think before you talk. This is the one Mother is set on. One scratch. And none of us would like the results. What would this marriage change? We are bound to this ill place one generation after another. Even you like this farce. Go. Go ahead and watch. Sisters, the feast is yet to start. Don't tell me you're drunk already. Right, he's nothing but Mother's meal. No need to make a big fuss over him. Here, he is all yours. You've done great. Wait. Mother has grown soft with age. And the girls are too young to know better. But can't you see it's all wrong? Yes, but try to think from her position. We're her children. This is what we do. But I am on her side. For decades, she's been tortured by her wound, all thanks to this dumb thing. And yet, she still wants to marry him. No! I can't do this anymore. Love is not about forgiving or getting even. It is never a fair game. It's about two souls woven together by fate. But I... Neither of us was born then.
were never witness to her past. That's why we can't understand her obsession today. Have you told Uncle? Let's worry about that later. Though her joy is borrowed, it's still joy before it's returned. You, come with me. Ahead is Mother's chamber. Now listen carefully for your own good. Mother is usually nice, only she prefers to dine alone. You wouldn't want to disturb her. And don't look at her in the face, especially her eyes. Hurry, we are running out of time. My words, keep them in mind. Go, there's no time to waste. Tappetto lo vedo molto male, ragazzi. Adesso pure che tappetto una trasformazione. Però credo che lo scopriremo solamente andando avanti. Ok. Allora, andiamo da questa parte. Andiamo alle fiammelle. Questa l'hanno messa apposta. Adesso c'è una parte che se la potevano spalegnare, ragazzi. Ok. Purtroppo la dobbiamo fare per forza. Non per un problema di completismo, perché è buona, cioè una buona cassa. In realtà non la dovremmo fare per forza, perché dovremmo andare pure un po' più avanti, l'abbiamo dopo, però. Vediamo un attimo. Questi ragni qua li possiamo evitare, però. Aspetta, andiamo avanti. Allora, ragazzi, vedete questa, tutto questo pezzo qua? Noi dobbiamo andare, a parte questo, dobbiamo andare in fondo a destra. Paralizziamo. Abbiamo pochissima mana. Questo non l'avevo calcolato. Però abbiamo un sacco di fiaschette. Allora, il problema è questo qua. Il problema è l'avvelenamento. Non ci dobbiamo far avvelenare, possibilmente. Il problema è che abbiamo poca mana. Il problema è che qua ci stanno queste cose qui che probabilmente se andiamo così muoiono. E noi non cadiamo giù. Ce ne sono un sacco, ragazzi, vedete? Però non dobbiamo assolutamente, tutto quello che facciamo, ragazzi, non dobbiamo cadere dentro la fossa. Quello lo fanno apposta, vedete? Tiriamoci quello. Perché qua sotto siamo morti, ragazzi. Non è che siamo morti, perché però è ragionevole pensare che moriamo. Ci vengono addosso, vedete che là c'è quella cassa, quello è quello che dobbiamo prendere. Ci vengono addosso un miliardo di queste formicole. Questi moschilli. Questo l'abbiamo incastrato. Sono pure antipaticissimi da fare. Però se riusciamo a incastrare dentro al muro, questi non riescono a scappare. Teoricamente. Io credo che sono programmati per farci scendere, per farci cadere giù. No, non voglio usare paralisi. E non voglio usare manco la magia di trasformazione, perché se usiamo la magia di trasformazione e poi dopo cadiamo giù, non riusciamo a uscire sopra. Quello sta giù. Questo qua lo diamo. Non so se riusciamo a fare con due cosi. Ci riusciamo. Carichiamo. Purtroppo ci vuole un sacco di tempo. Questo. Vedete quante ce ne sono? Ce ne stava ancora un'altra qua. È caduto giù. Che non è una cosa buona che è caduto giù, perché significa che dopo
la dobbiamo andare ad affrontare. Cioè, ma questa poi, vede, ce ne sta ancora un'altra da quell'altra parte. Ma non credo che fanno i respawn. Secondo me quella là che è caduta giù e poi dopo è risalita su. Perché se fanno i respawn siamo morti. Andiamo da quest'altra parte. Ok. In realtà venendo da questa parte riusciamo a fare... Il problema è che ci vengono addosso. Ok. E qua. Questa è andata. L'odio questo posto. E poi non ci possiamo manco muovere mentre carichiamo. Un altro. Perfetto. Ci hanno avvelenato. Questo è un altro problema. Dammelo. Uno. Due. Credo che è la penultima questa qua, ragazzi. Poi sotto ci stanno i banchi da seta, tra le altre cose. E credo che ci sta pure la versione quella là grande del banco da seta. Ci sta ancora un moschillo qua. Allora, in live... In realtà siamo caduti giù. Il modo in cui ci siamo salvati, abbiamo utilizzato Marea Rossa, siamo riusciti a caricare una combo, l'abbiamo fatta da lontano e abbiamo ucciso, non a tutti quanti, però quasi a tutti quanti. Purtroppo c'è pure il veleno. Che è stata veramente una questione di... Cioè, siamo stati ultra fortunati, ragazzi. Questo qua. Oh. Non ci attacca però. Carichiamo tre colpi. Un po' di magia la possiamo usare perché questo è l'ultimo pezzo che ci manca. Però credo che sono due questi qua. Andiamo. Anche questo è andato. Qua pure ne esce uno piccolo. No. Vieni qua. Andiamo. Proviamo la trasformazione. Proviamo la difficoltà. La trasformazione. Proprio che credo che questa trasformazione dovremmo riuscire a fare gli attacchi per essere veramente efficiente. Però comunque fa... Oh, questo non so più di danno che ha fatto. Ok. Ce ne sta ancora un altro. Oddio, muori direttamente, suicidati. Sennò qua dobbiamo finire, dobbiamo andare ancora a prendere la cesta... Che ci siamo dimenticati una o due puntate fa. Ci mettiamo 2 secondi per prenderla però. Perché sta proprio all'inizio. Sta messo dietro i bug da seta. Vedete, questo è il nucleo d'albero d'orghe. Per il momento ne abbiamo veramente pochi. Più il nucleo mentale che è sempre buono. Alla fine della puntata li andiamo a scambiare i nuclei mentali perché sono buoni. Ok. Ragazzi, detto tutto ciò. Adesso dobbiamo capire da dove siamo entrati. Vedete dove sta il fuoco là? Dobbiamo andare per di là. Qua sopra non possiamo saltare, no. Ragazzi, qua evitiamo tutto, sono solamente ragnetti, evitiamo assolutamente tutto.
Ci hanno preso. Andiamo dritto, evitiamo assolutamente tutto. Sì, perché c'è il tempio. Così ci riprendiamo mana e tutto. Perché siamo proprio messi male a 0-0-0. Ok, ragazzi, adesso guardate qui. Sì, andiamo avanti. C'è tutto questo corridoio qua che finisce con quelle due fiammelle che stanno là sopra e con quella specie di tempio. Ricordiamocelo. Non ci siamo riposati, naturalmente, come al solito. Possiamo prendere anche più avanti un'altra cosa. Okay. In realtà avremmo potuto pure continuare, però così è meglio, così è meglio, così è meglio. Torniamo indietro. Vi ricordate che a sinistra c'era l'apertura? Questa cosa si potrebbe pure fare teoricamente, però non è assolutamente necessario perché uno ci avvelenano e due... Stessa con l'altro. Questi sono fedenti, ragazzi, quando stanno in tanti, perché ci bloccano. E ce ne sta ancora un altro. Perché abbiamo detto che erano tre, vero? Non riesco a vedere. Forse erano due. No, erano tre. Erano tre. Passiamo per il muro. Fortunatamente qui c'è un punto di meditazione. Dove sta? Qua sopra. Meditiamo. Anche questo quarto capitolo è lungo. Ma soprattutto questa cosa delle strade che mi sono perso. Sono due capitoli che mi sono perso in continuazione. Ok. Dato scintilla. Ah, mi ricordavo male. Il punto di meditazione non ci dà... Come si dice? Non ci ridà la fiaschetta. Forse ci dà solamente la salute che ci manca. Ragazzi, prendiamo la probabilità di colpo critico. Siamo al massimo. Notato che pure questa qua aumenta significativamente il tasso di recupero del vigore quando la salute è oltre la metà. Forse questo qua si poteva spendere. Era meglio di un colpo critico. Perfetto. Ragazzi, dove stava il colpo? Questo qua dobbiamo andare da questa parte. Scendiamo giù. Da là siamo venuti. Ok. Andiamo per di qua. C'è l'arciere. Vediamo. Perfetto, questo qui secondo me era lui che ci dava, ragazzi. Erano due di quei cosi che ci buttavano le ragnatele più l'arciere che ci dava. L'ho appena scoperto. Ok, qua prendiamo questa fiammella. Cerchiamo di non cadere giù perché sennò dobbiamo rifare tutto quanto il giro. Infatti, oh, ci ha dato anche la fiaschetta che ci mancava. Perfetto, continuiamo. Qua non c'è niente. Continuiamo ancora. Ok, allora ragazzi, vedete quella rana là? Quella ci avvelena, com'è che? È proprio una bestia dell'avvelenamento. La dobbiamo distruggere il più velocemente possibile. Così abbiamo leggermente sbagliato, però. Ok, posizioniamola. Perfetto, ci trasformiamo prima che metta l'avvelenamento. Vede, mette avvelenamento da tutte le parti. Questo fa un sacco di danno, ragazzi. Andiamo dietro. Ah, abbiamo messo un punto combo, avete visto? Perché gli abbiamo fatto il contrattacco con la slinguazzata. Mantello. Continuiamo a dare se ci usciamo. Figli, ragazzi, abbiamo sbagliato, quello non lo dovevamo fare. Questa è un'altra volta. Siamo a vita piena. Questo ci spezza, ragazzi.
con questa presa fedente. Curiamoci. Mettiamo la copia. Carichiamo. Diamo una mazzata. Paralizziamo. Da quest'altra parte. Dovrebbe morire. Se n'è andato. Ci avvelena un'altra volta quest'altro. Non ce la fa darci il calcio. Ce l'ha fatta darci il calcio. Ok. Sei contento? Quindi girino, ci stanno i Buddha. Allora, noi da dove siamo venuti? Credo che siamo venuti... Mano sinistra del Buddha, ragazzi, possiamo prendere una cosa, come si chiama? Mi sfugge, una fiaschetta nuova, se vi ricordate, perché la mano destra era la falena. Qua... si continua di qua? Si continua di qua. E vi ricordate, dentro al corridoio c'erano tre fiammelle alla fine, ve le ho fatte vedere prima. Quando stavamo al tempio. Infatti se andiamo da quella parte andiamo al tempio. Potremmo anche andare al tempio teoricamente per riprendere mana, però sono veramente due nemici fessi. Cioè, ci sono un paio di nemici fra noi e un altro tempio. Questo lo paralizziamo pure. Possiamo, cioè abbiamo un sacco di mana. Vediamo. Questo c'ha un sacco di vita però comunque. Ho dismesso l'assegnazione. Credo che ce ne sta ancora un altro che dobbiamo dare. E poi ci dobbiamo ricordare che dobbiamo andare a prendere la cesta che abbiamo dimenticato. La cesta che abbiamo dimenticato. No, ci sta ancora un altro che sta. Dobbiamo dare. Sono generalmente. Cioè, allora, ci sta uno qua sopra. Ragazzi, vediamo un attimo. Eh no, questo qua dobbiamo provare. Stiamo avanti. Poi ci sono quello. Carichiamo. Lo paralizziamo. Lo testoniamo a questo. Mi sembra che è l'ultimo. Non ci abbiamo testone. Mo arriviamo. Ok. Non esageriamo. Mo. Andiamo, continuiamo. Ragazzi, credo che siamo arrivati dove dovevamo arrivare. Quello lì è il tempio che abbiamo visto da sopra prima nell'animazione. Prendiamo l'incenso e ci teletrasportiamo. Dopo andiamo al villaggio. Comunque tutto quello che c'è prima di questo tempio qua l'abbiamo fatto. Ma no, adesso villaggio dopo. Adesso dobbiamo andare all'antro superiore. Perché dobbiamo andare, se vi ricordate, quando abbiamo dobbiamo prendere la strada che abbiamo preso per andare dal soggetto con 8 mani. Quello che ne abbiamo fatte 4. Ok, antro superiore. Che poi una volta che uno c'aveva ragione Mandragola, una volta che uno ha capito la strada, poi diventa abbastanza semplice orientarsi. Speriamo che quello non si attiva. Si è attivato. Spero che non scenda, ragazzi. C'è pure l'arciere là sopra. Ok. Dobbiamo andare da questa parte, vero? Questa parte vedo ci stanno tutti questi bozzoni. Qua dietro. Non dietro a questi due. Credo dietro a questi due. Sono tre. Perfetto. Questo qua ce la siamo dimenticata. Ve l'avevo detto che ci volevano 2 minuti. C'è il sangue del toro di ferro. Credo che ci dava pure una cosa. Era assolutamente inutile questa cesta. Non ci ho dato manco un pezzo giallo. Torniamo al villaggio. Ma ci potenziamo ancora di più. In realtà vedete, con questi potenziamenti già potremmo aver preso un po' di attacco in più, un po' di mana in più, un po' di salute in più e poi andare a affrontare il drago. Secondo me è meglio potenziare un po' di più l'armatura e un po' di più l'arma e poi andiamo al drago. Oppure bisogna provare questa cosa delle ciocche
Non sono sicuro perché non l'ho mai provato a potenziare al massimo. Self-refinement is the way to make. Allora, vediamo se questo tiene qualcosa di nuovo. Niente. What say you, brave one? Allora, vediamo un secondo. Abbiamo 8. Questo qua possiamo portare la salute al massimo. From yin and yang, five elements emerge. Già. Salute al massimo, un po' di salute in più è buono. Ok. Poi possiamo portare tasso di recupero vigore e mana massimo. Ah no, solo due ce ne abbiamo, ok. Mana. Seek from without to craft pit nature inherits its unique creation. Questo lo devono fare un poco più veloce comunque, trappolendo, mamma mia. Vuole un anno. E negozio non c'è niente. Questo qui ci dà un'altra fiaschetta. Perché al negozio, per qualche motivo, ci voleva, vedete, ci voleva la mano sinistra del Buddha e la mano destra del Buddha per poter comprare questo fiasco della benedizione immortale. Che questo è quello per quelli bravi, che non per me sicuramente. Perché la fiaschetta cura di meno, la metà, però per un breve periodo, che non si sa quant'è, l'attacco viene aumentato e non si sa di quanto. Però lo compriamo sempre per una questione di completezza. Non vi preoccupate per le rune, ragazzi, perché abbiamo un sacco di rune che se vendiamo la roba ne facciamo proprio miliardi. Ok, detto tutto ciò, questo fiasco l'abbiamo potenziato al massimo. Invece per quello che riguarda le bevande ci servono ancora tutti questi vini e questo ci servono 5 vermi per potenziarlo. Speriamo che riusciamo a potenziare velocemente questo qua, perché così prendiamo 3 alteratori. E gli alteratori, ricordiamo ragazzi, abbiamo teschio di capra e pastiglia di ferro, che secondo me sono sono molto buoni. Che più? Remember, young freight, a sip makes one tipsy, many sips make you hammered. Controlliamo un attimo il tempio, non credo che possiamo fare altre armature. Una cosa che però dovremmo fare probabilmente, ragazzi, è forgiare tutte queste armature, non queste qua, queste qua di basso di livello, sempre per una questione di completezza. Però questo qua è posseduto, questo qua no, non credo che l'abbiamo fatto tutte quante, tipo questo qua non l'abbiamo fatto, okay. Perché anche queste qua, ragazzi, si possono potenziare, poi diventano forti. Guanti di ferro, pelle di pietra non ci serve. No. No. Questa è assolutamente. No, ragazzi, no. E quelli che abbiamo sono potenziati al massimo. Credo, perché non ce li fa potenziare più. Ok. Vediamo un attimo il drago se ci dice qualcosa, che adesso abbiamo sconfitto tutti quanti i draghi. No, raccogliamo solo le erbe. Le erbe le possiamo raccogliere anche direttamente in queste ciste, senza scomodare il drago. Ragazzi, detto tutto ciò, adesso noi facciamo una cosa. Ci parcheggiamo dove dobbiamo parcheggiare, un secondo. Viaggia. L'antro delle ragnatele alla casupola dell'immortalità e ci diamo appuntamento a domani con una nuova puntata del Let's Play / Run Guidata di Wukong. Naturalmente, se il video vi è piaciuto o vi è stato d'aiuto, lasciate un like e aiutate tantissimo il canale. Ciao!